Amiche e amici di Outcast, ben ritrovate e ben ritrovati. Io sono Alessandro De Luca e con me oggi c'è Francesco Tanzillo. Buon pomeriggio. E siamo qui tornati per il nostro consueto appuntamento settimanale con Outcast Weekly, la nostra rubrica in cui discutiamo, chiacchieriamo, parliamo delle notizie dell'ultima settimana videoludica. Questa stavolta oggi è martedì, l'ultima volta abbiamo registrato martedì, quindi siamo tornati in questo calendario all'apparenza normale, sottolineiamo all'apparenza perché qua non si sa per quanto durerà, quindi abbiamo una settimana intera di notizie da discutere. La scaletta, Francesco quando ha visto la scaletta diceva ma è stranamente breve, però secondo me riusciamo a superarle tranquillamente le due ore come al solito, però vabbè, vediamo. Cominciamo dalla prima, che è questa cosa un po' bizzarra, un po' strana e un po' pantomima, ai tutti i crismi della pantomima squallida, perché parliamo di Game Pass, Xbox. Cominciamo intanto parlando del fatto che in Brasile non so che autorità economica, il concilio amministrativo per la difesa economica, ecco, esattamente l'autorità dell'antitrust in pratica, praticamente l'antitrust brasiliana, ha dato il proprio parere positivo all'acquisizione l'acquisizione da parte di Microsoft di Activision Blizzard, quindi per l'autorità brasiliana questa cosa può andare avanti. Però la cosa che è interessante, scusate, ho dato un pugno al microfono, la cosa interessante è che ovviamente per dare il proprio giudizio Microsoft deve fornire tutta una serie di documenti, un po' come era successo, se vi ricordate, quando sono saltati fuori tutti gli stracci di Epic e Apple durante la loro il loro processo, tutta la corte, sono saltati fuori dei documenti che generalmente non salterebbero fuori. La stessa cosa è successa in questo caso, e sono saltati fuori dei documenti finanziari abbastanza interessanti, perché su questi documenti appaiono quanti soldi fa Microsoft dall'Xbox Game Pass. Allora, le cifre si riferiscono al calendario, mi sembra di capire, all'anno fiscale 2021, e l'anno fiscale di Microsoft va da luglio a giugno, quindi stiamo parlando da luglio 2020 a giugno 2021, mi sembra di capire. E in questo periodo Microsoft ha incassato 2,9 miliardi di dollari dal Game Pass. Questi sono pretasse, quindi è proprio introiti lordi, questa cifra non include il Game Pass per PC. Non si sa neanche bene come si sono suddivisi tra Game Pass, perché ci sono due livelli di Game Pass, cioè il Game Pass pezzi, il Game Pass proletariato e il Game Pass Ultimate, non so questa cifra, anche questa suddivisione non viene specificata nel documento. Quindi 2,9 miliardi di dollari solo dal Game Pass, che sembrerebbe tantissimo, però se poi andiamo a vedere quanti soldi fa, diamo un attimo un contesto. Allora, Microsoft fa dalla divisione Xbox in l'anno scorso ha incassato 16,3 miliardi di dollari, quindi il Game Pass è circa il 18% del business Xbox, e il 23% delle entrate del servizio e dei giochi pubblicati da Microsoft, che equivale a 12,6 miliardi di dollari, che comunque quindi è circa un quinto. Xbox, il Game Pass ammonta circa un quinto delle entrate economiche di Microsoft per quanto riguarda la divisione Xbox, che sembra comunque tanto, però se poi andiamo a vedere quanti soldi fa Microsoft
in totale nell'anno solare del 2021 Microsoft ha fatto quasi 185 miliardi di dollari. Quindi, ok, sono tantissimi soldi, però non è che sta cosa nel contesto di Microsoft è comunque una cifra piccola, perché Microsoft è questa compagnia enorme. Questo colosso industriale che praticamente non si sa dove inizia e non si sa dove finisce, in pratica. E, per un altro dettaglio che è interessante è che in Brasile... nel 2021, perché questo nel documento da poi arriva anche quanti soldi ha fatto il Game Pass in Brasile nel 2021, e hanno generato 60 milioni di dollari in introiti, che non è tantissimo, quindi sarebbe purtroppo non nel documento non appaiono, non ci sono le cifre suddivise per paesi, visto che probabilmente era un documento che andava sotto soltanto per il brasiliana, sì. Era inutile, in Italia facciamo, in Francia facciamo, sì, quindi è inutile. Però in Brasile hanno fatto 60 milioni di dollari su quei 2,9 miliardi che in totale fanno in tutto il mondo. E chissà quanto fanno su PC, perché sicuramente fanno anche su PC, sarebbe anche interessante vedere. Poi nel rapporto, nei documenti erano anche presenti dettagli su servizi in abbonamento multigioco per console. E questo è perché l'articolo a cui noi stiamo facendo riferimento è apparso su Forbes, che fa riferimento a un articolo apparso su TweakTown, che a sua volta ha usato tipo Google Translate per tradurre le cose che erano in portoghese, brasiliano-portoghese. Quindi le traduzioni magari potrebbero sembrare un po' strane, o comunque magari non precisissime. E tra questi servizi in abbonamento per console erano presenti quelli per Nintendo e di Electronic Arts. Quelli per Nintendo hanno generato 932 milioni di dollari di di introiti per il Nintendo Switch Online, mentre Electronic Arts probabilmente si fa riferimento a EA Play su console ha generato 356 milioni di dollari. Scusate. Quindi di soldi nel mercato degli abbonamenti degli abbonamenti flat di videogiochi ne girano, è sicuramente roba a cui la gente è interessata. Nel documento appare anche il nome di Sony, però non ci sono cifre per Sony. Quindi è impossibile sapere PlayStation Plus quanto ha fatto l'anno scorso, una cosa o l'altra. Il rapporto però suggerisce che il Game Pass, sostiene il rapporto, il Game Pass ha circa il 30-40% del mercato degli abbonamenti flat di videogiochi, mentre Sony dovrebbe avere circa il 40-50%. Quindi Sony e Game Pass e Microsoft hanno quasi vanno tra il 70 e il 90% di market share di mercato, ce l'hanno loro, e tutte le altre compagnie si suddividono, si spartiscono il rimanente tra il 10 e il 30%. Quindi il mercato è dominato da due compagnie che si spartiscono la stragrande maggioranza della torta, e poi il resto non le briciole, perché comunque in un mercato così grosso si tratta comunque di soldi, di quantità di soldi importanti, però comunque Sony e Microsoft fanno la parte dei leoni in questo mercato. Nell'articolo dicono se facendo i conti al volo, quindi senza cifre ufficiali, basandosi però, allora, se Microsoft col 30-40% ha fatto circa 3 miliardi di dollari, Sony dal PlayStation Plus e dal PlayStation Now l'anno scorso potrebbe aver fatto circa un po' più di 4 miliardi di dollari.
Però questo è proprio matematica, facendo una brutalissima. I conti dei famosi conti della serva. I conti della serva, sì, sì. Fatti sul tovagliolo, sul fazzolettino, sul pezzetto di carta. Quindi prendetelo come un grano di con un grano di salis, un grano salis con beneficio di inventario. Un'altra cosa, e poi sì, nell'articolo non viene quantificato quanto aumenterebbe la porzione di mercato di Microsoft con l'acquisizione di Activision Blizzard. Però sì, il Brasile ha detto che va bene, per loro va bene, quindi in Brasile, il Brasile in ha dato questa la settimana proprio, sono accadute un paio di cose. Approvazione. Scusa, di? In questa settimana sono comparso un paio di cose. La prima cosa, il si è aperto questo sito dove Microsoft dice: oh, se noi Microsoft siamo i buoni perché vogliamo che i nostri giochi vadano su più piattaforme possibili, il che può significare due cose: o che un'espansione del Game Pass al di fuori della sfera banalmente Xbox e PC, ma la attenzione, dall'altro vuol dire soltanto che noi i giochi li acquisiamo e poi vanno su tutte le piattaforme così, ma sono sempre nostri nonostante questi giochi uscissero sulle stesse piattaforme anche prima che fossero nostri. Cioè quello che cambia è il possesso, cioè è la proprietà dell'IP del gioco, che mi ha fatto abbastanza ridere. Quindi questa cosa molto, sai, manifesto elettorale. Dall'altro c'è stato il capoccia di Jim Ryan, il capoccia di Sony, che è preso e è andato in giro piangendo: Microsoft ci sta rompendo la concorrenza, che mi ha fatto abbastanza ridere anche quello. E quindi niente, è un mondo strano, è un mondo particolare il mondo in cui viviamo. E niente, pare che gli esperti dicono che Sony potrebbe essere competitiva anche senza COD. Io non mi sento di dare ritorno, insomma, attenzione. Dublinese in chat ci chiede se secondo noi quei 3 miliardi incassati, di quei 3 miliardi incassati quanto effettivamente fanno profitto, o se effettivamente quei 3 miliardi non sono abbastanza per andare in positivo, in guadagnarci. Bella domanda, non sapendo, boh, secondo me sì, ci fanno i soldi, però non penso che sia un business ancora che gli tira dentro tantissimi soldi in guadagni. Io tra l'altro ci tengo a sottolineare che in fin dei conti il problema non è cioè il problema di fare soldi ce l'abbiamo noi, ce l'ha Delo, ce l'avete voi che ci state ascoltando e osservando, perché con queste compagnie non è che tipo vanno in negativo un anno e questa cosa va male per loro, anzi va bene per loro, perché loro non è che vengono tassate, cioè in America le società vengono tassate su quanto resta in tasca loro alla fine tutte le spese che fanno, di conseguenza loro andare un po' sotto va bene perché sono garantite dal debito. Cioè il nostro sistema economico in Italia è basato sull'effettiva quantità di pecunia, del famoso patrimonio che è dato da tutto quelle che sono le entrate e le uscite contemporaneamente, i debiti e tutto il resto eccetera. Di là invece tutto quanto è basato sul debito, ovvero sulla garanzia che la mia attività professionale produca guadagno. Di conseguenza c'è sempre, costantemente, non è importante per loro, perché loro possono, a parte che Microsoft soltanto con un settore copre tranquillamente le altre cose, e poi sono tutti gli altri che producono, eccetera. Ma la questione è proprio quella che sostanzialmente è una società basata sul debito, e finché c'è un patrimonio tale che garantisce quel debito in qualche modo, è impossibile che un'azienda fallisca. Di conseguenza è
parziale il concetto di guadagnare, andarci sopra, andare in passivo, perché sostanzialmente il problema in questi termini per loro non si pone, nemmo e nemmai, banalmente. Cioè è quando è che un'azienda fallisce? Quando i debiti sono troppo grandi e nessuno glieli garantisce, per capirci. Ma non è una cosa nemmeno pensabile, perché è un'azienda che sta bene, Microsoft, quindi funziona così in linea di massima. E sempre rimanendo in casa Microsoft e in casa Xbox, quando è successo? Ieri è successo proprio questa cosa. Phil Spencer ha postato su Twitter un'immagine, scusate, oggi c'ho il rantico, una fotografia scattata da un... immagino da casa sua, dal suo ufficio, adesso non sono sicuro, e su questi scaffali ci sono vari aggeggi, vari gadget, roba da nerd, roba. E la foto che lui aveva postato era per festeggiare il 25 anni, 30 anni, quant'è, di... aspetta, fammela aprire su un altro... no. Conferma, si è rotto le palle, sì. Allora, perché su Chrome mi dà dei problemi Forms. Anche a te ti dà problemi Chrome, attenzione. No, Forms mi dà problemi su Chrome per qualche motivo, non mi fa vedere certa roba, tipo il tweet embedded che c'è nell'articolo su Chrome non lo vedo, devo aprirlo su un altro browser, in questo caso Edge. Visto che stiamo parlando di Microsoft è anche appropriato. Comunque, Phil Spencer ha postato su Twitter un'immagine scattata da degli scaffali che sono in casa sua, nel suo ufficio, non si sa, ed era per celebrare il 25esimo anniversario di Fallout, e c'era in primo piano, tra la marea di roba che c'è, cos'è che c'era? Il Vault Boy, immagino che sia il Bobble, quelli che con la testa che si muovono, il Bobblehead, sì. Comunque, e lì davanti c'è il Vault Boy, però la gente ovviamente non è che si è limitata a guardare solo il Vault Boy che ha postato, si è messa anche a farsi i cazzi di Phil Spencer e a guardare un po' che cosa altro c'è, e in cima, in alto, vicino a un pad chiaramente riconoscibile dell'Xbox, c'è anche un robino bianco orizzontale, un parallelepipedo poggiato sul lato lungo, diciamo, quindi è più basso, che nessuno ha riconosciuto, che tutti si sono chiesti cosa sia. E la gente ha cominciato a sospettare che questo sia un leak, probabilmente volontario, dubito che Phil Spencer faccia una cosa, non ci pensi, e la gente pensa che quello sia Keystone, che è il nome in codice dell'apparecchio, dell'hardware soltanto streaming, dell'Xbox che funziona soltanto in streaming, un po' come il Google Chrome o il Fire Stick di Amazon, quella roba che si attacca al televisore e riceve contenuti in streaming e te li riproduce sullo schermo. Questa è uno step un attimo più avanti tecnologicamente, perché oltre a riprodurre il videogioco deve essere anche permetterti anche di interagirci con quello videogioco, quindi di giocarci. Quindi probabilmente per quello che è un po' più grosso di un Google Chrome e di un Fire Stick. Però questa cosa qua... Anche se pare sia soltanto un vecchio form factor di una serie... di una serie S, boh, se non sbaglio. Sì, alla fine. Questo è... alla fine sì, il fatto è probabile che questo probabilmente sia un prototipo, vai a sapere che cacchio è il fatto che sia lì... Cioè, vai a sapere, il fatto che comunque possa esista una console solo in cloud, potenzialmente che potrebbe uscire da Microsoft, non mi sorprende, visto quanto puntano sul cloud, su Xbox, sul Game Pass.
E a questo punto verrebbe anche da chiedersi chissà quanto potrebbe costare un aggeggio del genere, perché se è davvero solo il minimo sindacale per far girare roba in streaming, deve avere le porte USB, deve averci Bluetooth, i ricevitori Bluetooth per attaccarci i pad, deve avere l'uscita HDMI per essere attaccata alla TV, una qualsiasi scheda grafica scalercissima, probabilmente quella integrata su un qualsiasi processore AMD va bene. Quindi quanto potrebbe costare? 99 euro? 150 euro? Secondo me è meno 150. Perché secondo me è proprio quella cosa, cavallo di Troia, te la vogliono ancora più vendere, ancora di più. Secondo me è una di quelle robe che potrebbero vendere tipo in perdita senza problemi, perché tanto ci guadagni. Magari te la vendono con l'abbonamento, se la compri c'hai un anno di abbonamento garantito, vai a sapere le versioni. Però sì, è interessante il fatto. Tra l'altro poi c'è la pantomima, il Twitter, l'account di Twitter ufficiale di Xbox ha risposto a Phil Spencer, gli ha detto... capo, senti un po', non avevamo già parlato di sta storia di mettere prototipi vecchi sui tuoi scaffali, cioè hanno fatto la scenetta. Beh, adesso vai a sapere, magari sono simpatici, infatti, eh. Cioè, allora ci sono, secondo me ci sono due lati della storia. Uno, Phil Spencer veramente non ci ha pensato, ha postato la foto e poi si sono accorti, cazzo, c'è quell'affare lì che non avevo mai mostrato a nessuno, che non avevamo mai annunciato, che ufficialmente non esiste ancora, e adesso come facciamo? E allora Xbox ha fatto la scenetta, l'ha buttata sul ridere, ah, ma com'è sta storia? Oppure la versione, c'è anche l'altra versione, sapevano benissimo quello che stava facendo, l'ha postata appunto, e Xbox la risposta di Xbox fa solo parte del teatrino di promozionale che ha messo su. Sia come sia, alla fine, per cambiare, sì, a noi non è che cambi molto, finché non esce stiamo parlando di diari, stiamo facendo pubblicità gratuita a Microsoft alla fine. Però è una cosa simpatica alla fine, il fatto che poi magari non uscirà mai sta cosa, vai a sapere, magari non riescono a entrarci con i costi, magari non trovano a un certo punto. Allora, già hanno, tra virgolette, mezzo tagliato il costo della serie S, adesso volendo la puoi comprare anche a 250 euro, che secondo me è, non dico che il prezzo è giusto, ma è veramente andare a spacciare fuori le La spazio. Serie S è quella più appezzente. Quella bianca senza lettore ottico, che io consiglio su tutti. Amazon adesso si trova a 290 euro, nuova. Allora era una notizia che probabilmente disponibile immediato, non è di quelle. Sì, sì, ma anche la serie X puoi comprarla subito, paradossalmente. È l'edizione, però è l'edizione Regno Unito, stranamente. Non hanno l'edizione italiana. Che in Italia hanno capito che ci sta la crisi, eccetera, non l'hanno venuto. Vediamo su eBay a quanto si prova nascosta la serie S. Comunque, cioè, quella tra 10 anni la puoi usare soltanto in streaming, sostanzialmente, perché l'hardware si evolverà e evolvendosi l'hardware sarà meno interessante per i giocatori mantenere questa console così. Però nulla ti impedisce che con degli aggiornamenti software quella sostanzialmente prendi, l'attacchi a internet e funziona praticamente per sempre, quasi come già sì, in realtà è vero. Questa è una cosa molto interessante che hai detto, in effetti, perché è agnostica dal punto di vista generazionale una cosa del genere. Cioè, sì, a parte sì, il discorso del salto magari di risoluzione video, per dire, io ho un Chromecast che ho comprato, è un Chromecast di primissima generazione, appena l'hanno comprato appena l'hanno lanciato io l'ho comprato, ed è uscito ormai diversi anni fa, sarà 10 anni fa, può darsi. No, quando è uscito? Quando è uscito?
Il Chromecast lanciato la prima generazione 24 luglio 2013, sì, quindi ha quasi 10 anni il mio Chromecast. E il mio supporta solo 1080p, quindi se tutta la roba, se io ci voglio, quando, anche adesso se ho la TV 4K adesso preso, comunque qualsiasi cosa ci passi attraverso il Chromecast non va sopra i 1080p. Quegli aggeggi, qualsiasi aggeggi... Ma la TV che hai preso nuova adesso non dovrebbe già contenere, non essendo una, sì, smart TV? Quindi... Ha tutte, è uno smart... Ciao, Infred. Ha già le app, quindi non ho bisogno di passare dal Chromecast. Cioè, sì, ho bisogno di passare dal Chromecast per le app che non esistono sulla TV, tipo NBA Live, l'app della NBA non esiste sulla TV, quindi devo passare dal telefono. Devo fare la trasmissione dal telefono sul Chromecast a 1080p. Quella della NFL, per dire, non mi sembra che esista. Non c'è tutto, però le principali sì, c'è Disney Plus, Prime Video, Netflix, ci sono tutte quelle, c'è pure persino Rakuten, ce n'è un altro paio che adesso non mi ricordo. E quindi questa aggeggino di Microsoft effettivamente potrebbe essere, se supportasse 4K, potrebbe tranquillamente far girare qualsiasi cosa che fino a che non passiamo agli 8K, per dire, se mai ci arriveremo, se quando ci arriveremo. Sì, no, però per dire... Correre prima di camminare. L'unica per esempio... cosa che potrebbe renderla obsoleta è proprio un passaggio generazionale della risoluzione video. Perché, per dire, la prossima generazione di giochi Xbox, la prossima generazione di giochi PC... Non ha bisogno di, se lo fai girare solo in streaming, non ha bisogno di potenza di calcolo, molta più potenza di calcolo, non ha bisogno di schede grafiche nuove, ha bisogno dello stretto minimo indispensabile per far girare la roba in streaming. E questo potenzialmente potrebbe metterci al sicuro dal dover comprare ogni cazzo di ogni 3-4 anni una console nuova perché i giochi non giocano, non girano più. Sarebbe un cambiamento super drastico e rivoluzionario del modello di business di come fanno i soldi le compagnie di videogiochi, ed è quello che Sony e Nintendo sicuramente per ora non vogliono fare, perché loro vogliono fare soldi come li hanno sempre fatti finora. Microsoft è l'ultima arrivata sul mercato e sta provando sta cercando modi di fare soldi, che secondo me quello che sta facendo Microsoft è molto intelligente, perché invece di cercare di rubare quote di mercato a Sony e Nintendo, queste quote di mercato sta cercando di crearsele dal nulla. Invece di dire 10 persone che compravano PlayStation, adesso vogliamo quelle 10 persone che comprino Microsoft. Loro non è che vogliono togliere... Se tolgono quote di mercato è perché indirettamente, non è un approccio molto intelligente, molto cioè anche molto rivolto al futuro, con una visione molto sul lungo termine. Sicuramente, cioè, è interessante e super da lodare questa cosa qua. Cioè, da lodare, sì, ma è un approccio super interessante, secondo me. Allora, a un certo punto il problema è sempre lo stesso. Loro si sono rotti le ossa. Allora, con la generazione 360 pensavano di aver vinto tutto, se non che gestendo male quella, tra virgolette, vittoria di una generazione, almeno all'avvio, perché poi PlayStation 3 comunque ha avuto il suo momento, molto alla fine, ma il suo momento l'ha avuto. E dal momento in cui pensiamo di aver vinto la generazione, hanno puntato tutto quanto su una serie di scelte che poi sono state opinabili, e questo li ha resi da una parte deboli sul mercato tradizionale, dall'altra però ha ripagato dal punto di vista della sperimentazione, perché non avendo niente da perdere hanno creato dal nulla un mercato ibrido che funziona, quindi è assolutamente un player estremamente interessante anche dal punto di vista
del servizio di abbonamenti, della vetrina dell'indie, del sostanzialmente di far mangiare gente con i videogiochi che magari non avrebbe avuto la stessa visibilità o lo stesso numero di copie vendute al di fuori di un Game Pass. Quindi, per carità, è affascinantissimo come mercato. Lo streaming, come dicevamo l'altro giorno sulla morte di Stadia, è troppo, troppo, troppo soltanto lo streaming, è una roba lontana, perché dal momento in cui tu allora la prima cosa da dire è che rispetto a Stadia, se una macchina soltanto streaming loro ha più senso, perché almeno la gente sa che c'è la macchina, cioè compro lo scatolotto, l'attacco a internet, attacca la cosa, pigio e i giochi partono come la console normale. Quindi, diciamo, è proprio dal punto di vista formale la stessa roba di che sei una console. Come funziona la console, come funziona lo streaming, non me ne frega, è magia, voglio giocare, punto. Che è la mia filosofia. E questo li avvantaggia rispetto appunto alla disfatta di Stadia, senza ombra di dubbio. D'altra parte, secondo me, è più interessante vendere la cosa tramite il fatto che loro le console già soltanto streaming in casa già ce le hanno. Chi, scusa, quindi, già ce le hanno? Già tutti quelli che hanno la serie la tecnicamente serie S, sviluppare Xbox, esatto, già, sì, fa streaming, esatto, da esatto. Sviluppare una comunicazione che spieghi al pubblico che c'è la nuova generazione di console, ma voi non vi preoccupate perché già con l'hardware che funziona è tutto a posto, bomba. Cioè, ecco, questa sarebbe la cosa da mettere a punto per essere veramente così. E perché tu fai capire alla gente che sì, spende 250-300 euro adesso, però domani non deve ricacciare questi soldi per comprare una nuova console, che è ancora, senza ombra di dubbio, la questione che solleva Sony. Quindi, tra l'altro, questa cosa dell'evitare questo bisogno, questo obbligo di passare a una nuova generazione di console, coi costi che stanno crescendo sempre di più, con tutti i problemi che abbiamo avuto in questi anni, negli ultimi anni a causa della pandemia, aumento delle materie prime, crisi della produzione dei chip, che non ci sono abbastanza chip per tutte le compagnie che ne hanno bisogno. Ormai, cioè, i chip vanno nelle macchine, vanno nei frigoriferi, vanno in tutto quello che ha alla dicitura smart. Tutto quello che è smart ha dei chip dentro, non è che solo i computer e le console hanno i chip dentro. Quindi, per dire, anche il mio robottino aspirapolvere che fa le cose c'ha il chip dentro, piccolo, semplice, però c'ha un chipetto dentro sicuramente. Quindi sì, secondo me allenterebbe e eviterebbero certi problemi di carattere produttivo. Quindi, per dire, tra virgolette, lancio della nuova generazione di console, però la nuova generazione di console non è obbligatoria, perché tu hai già in casa qualcosa che può riprodurre roba in streaming, esatto. E quindi i giochi per PlayStation 6, il nome della prossima generazione di Xbox è impossibile da indovinare, perché li tirano sempre fuori la cazza. Allora, secondo me la chiameranno Serie Alpha. Serie Y. No, perché Xbox, ripeto, secondo me ricominciano da capo. Serie Alpha. Serie Alpha, ok, comunque. Quindi, per dire, diciamo, nuova generazione di console, PlayStation 6 e Xbox Serie Alpha, chiamiamola Serie Alpha. Escono i giochi per Serie Alpha, però le console non ci sono, costano troppo. E nel frattempo tu puoi continuare, puoi giocare ai giochi della nuova generazione sull'hardware vecchio, perché puoi giocarci in streaming. Poi magari, secondo me, è probabilmente una visione un po' troppo ottimistica, soprattutto da parte di Sony.
Microsoft magari non lo vedo impossibile che ci faccia una cosa del genere. Microsoft non vedo impossibile che ti dica: ah, ma non ti preoccupare, ti facciamo, magari ti fanno giocare solo a 1080p, magari ti mettono qualche limitazione tecnica per dire ok, ci puoi giocare, però se vuoi giocarci veramente bene come è, dovresti passare all'hardware di nuova generazione. Secondo me c'è un futuro, c'è un multiverso, visto che abbiamo visto che è appena uscito da poco in Italia, Everything Everywhere All at Once. C'è un multiverso in cui la gente non è obbligata a comprare console ogni 3-4 anni, perché comunque ha uno scatolotto in streaming che fa girare tutti i giochi nuovi senza continuamente dover aggiornare. E quindi sì, sarebbe una cosa, cioè alla fine sì, come dice Lumark, che per dire, chi ha una console 360 ancora in casa può giocare ai giochi di 10 anni. Allora, io a questo punto però alzerei un attimo una questione. Secondo me la 360 ancora no, perché è una macchina troppo legata alla vecchia internet. Sì, adesso sì, per dire, però si muove troppo, per dire, però basta che è uno scatolotto che possa fare streaming. Alla fine loro ti vendono al Microsoft, o comunque in un futuro facciamo, non sarebbero interessati, il loro obiettivo non sarebbe venderti l'hardware, perché l'hardware sarebbe di facilissima reperibilità, costerebbe poco e non sarebbe questa cosa che ogni anno, ogni 3, 4, 5 anni devi spendere 4, 5, 600 euro. Loro esatto. Ti vogliono vendere il servizio, loro ti vogliono vendere il gioco, vogliono così, tenerti loro nell'ambiente Microsoft, esatto. Però sì, è una cosa, per ora è solo Microsoft che ha questa visione. Sony, Nintendo, perché Sony non ce la fa, business tradizionale più vecchio. Sony, ricordiamo, è talmente legata al modello di business tradizionale che ha aumentato i costi di PlayStation 5, quindi intanto sì, facciamo una rapida letta di messa. Piuttosto che perderci soldi, hanno aumentato, capito. Non di tantissimo, però. Allora, la questione è: MMS, viste le batoste passate, sta spostando il core business dove sono più forti e soprattutto dove ancora nessuno dei grandi si è imposto, giustamente. Indirettamente, dalla lontana, farà spostare anche Sony, che è quello che è successo con Game Pass, col nuovo PlayStation Plus, in pratica, col riassetto di tutta la macchina. Ok, mentre invece Lumark magari faranno l'app per streaming, sì, ma dovrebbero integrare direttamente nei televisori, per dire, perché io sto là, compro il mio Samsung, per ora ci sono dei Android modelli di Samsung, aspetta, che modelli sono, allora vediamo. Non specificano. Samsung, le TV smart di Samsung, i modelli del 2022 dovrebbero essere su una qualsiasi TV smart del 2022 prodotta, quindi modelli del 2022, dovrebbe essere presente l'app dell'Xbox, quindi potreste giocare con o senza abbonamento, perché poi ci sono dei giochi che sono disponibili, tipo Fortnite, non è necessario un abbonamento per giocare a Fortnite, no, quindi non è necessario, hai il televisore, puoi giocare a Fortnite collegando il pad al televisore via Bluetooth. Probabilmente il pad la TV probabilmente non la riconosce, quindi probabilmente si collega all'Xbox, all'app Xbox, esatto, sì. Ah, potrei addirittura, adesso, perché sto leggendo sul sito ufficiale di Microsoft, e ve lo linko anche qua in chat, magari così se volete ve lo potete... No, il multi per Halo Infinite, no, è anche quello gratuito. Anche quello è gratuito. Per dire, l'app Xbox supporta anche il DualSense di Sony, per dire quanto sono paraculi, cioè non gliene frega proprio niente, sono veramente, da quel punto di vista, fanno bene, ci mancherebbe, però è per dire quanto a loro non interessi quel modo di fare soldi, quel modo di fare business. Anche Overwatch 2 probabilmente sì,
se Overwatch però, 2 è anche gratuito, sì, però deve essere presente sull'app Xbox. Se il gioco non è presente sull'app Xbox non è possibile giocarci, e quindi sì, ciao Reflusso. Però sì, è un cavallo di Troia enorme, ne avevamo già parlato, il fatto di mettere l'app per giocare direttamente su una TV, saltando proprio, salta in blocco tutto questo l'ostacolo dell'hardware dedicato. Non hai bisogno dell'hardware dedicato, ti basta qualcosa che riproduca flussi video, alla fine è questo, che ti permetta di attaccare, di collegare lo strumento con cui interagire con questi flussi video, diciamo. No, è super interessante, sono curiosissimo di vedere. Stadia è morta per noi, per questo, per darci, esatto, questo futuro. Stadia è morta per noi. Però dai, il futuro per lo streaming è vivo, esatto. Passiamo alla prossima notizia. Qua siamo un po' nel nostro, perché allora, per chi non se lo ricordasse, tempo fa è uscito Disco Elysium, che è un gioco che è uscito solo su PC, se non ricordo male. È uscito su PC e ha avuto anche delle pessime conversioni anche per PlayStation e Xbox, perché non è proprio adatto al pad, attenzione. Quindi non ha fatto proprio un lavoro di fino sulle conversioni. Ah, ok. Allora, la notizia non ha a che fare granché con Disco Elysium, perché ha a che fare con gli sviluppatori di Disco Elysium, che si chiamano, non so come leggerlo, Zaum, li leggiamo? Sì, leggiamo. Che sono questi, sono gli sviluppatori del gioco, però sono anche un collettivo. Allora, la compagnia che ha creato il videogioco era formata da membri di quello che era un collettivo culturale post-punk, sai, quella roba un po' hipster, super figa, però era quella roba un po' così, esatto, probabilmente quella roba di bestia, gente cani esaltata, che probabilmente, esatto, vivevano in qualche magazzino occupato, qualcosa del genere, dove io da giovane ci andavo un sacco a vedere un sacco di concerti nei centri sociali, esatto. E in Lituania, questi qua sono, Zaum è lituano, lo studio Zaum. E hanno creato in un modo, perché non ti sono quelle cose che dici, ma com'è possibile che un videogioco nasca in un contesto sociale del genere? Di solito i videogiochi non sono associati a questo tipo di cultura, a questo tipo di movimenti. Però Disco Elysium è il risultato di questo sforzo culturale, di questo sposalizio culturale improbabile, diciamo. Però per fare un videogioco ti servono i soldi, ti serve gente che ti finanzi. Perché comunque, ok, gestire un centro sociale è una cosa, tirare sui soldi necessari per fare un videogioco è tutt'altra cosa. Quindi questa gente, che comunque fa chiaramente parte probabilmente dell'area politica di sinistra, quindi è comunque il gioco è chiaramente una denuncia del capitalismo, della bassa borghesia, ha un messaggio e una posizione politica chiara, che è lecito immaginare sia quella degli autori del videogioco. È successo recentemente, la notizia inizialmente è uscita una decina di giorni fa, che alcuni membri della compagnia, inizialmente la comunicazione era, avevano lasciato, se ne erano andati in maniera non volontaria. Che dici? Che inizialmente pensi, hanno dato le dimissioni per sbaglio, non se ne sono accorti. Il mio pensiero è stato inizialmente, hanno dato le dimissioni per sbaglio, hanno firmato qualcosa che non pensavano di dover firmare. Poi vabbè, ci ripensi, ovviamente sono stati licenziati, cioè è il corporate speak, è il legalese corporativo per dire li abbiamo licenziati. E tutto questo da cosa nasce? Allora, fondamentalmente è successo che
gli investitori ci hanno messo i soldi, e quando, come, quando succede, come succede spesso, chi ci mette i soldi vuole anche metterci bocca su, cosa, su, quello, che viene, su quello che viene prodotto, su, vogliono avere un la possibilità di metterci un controllo, di ecco. Controllo, un certo livello di un modicum di controllo su quello per cui stanno pagando. Ovviamente questo fa pugni in maniera, immagino che fa, si scontri in maniera irrisolvibile, se vogliamo, con quello che sembrava essere questa associazione culturale, che poi è diventato uno studio di sviluppo. E fatto sta, fondamentalmente, a leggere tra le righe, perché poi la notizia più recente è che tre degli fondatori del videogioco, allora, aspetta, dello studio, che si chiamano Alexander Rostov, Robert Kuwitz e Helen Hindpere, che sono rispettivamente, allora, dove sono? Allora, Robert Kuwitz era il lead designer, Helen Hindpere è la scrittrice, quindi l'autrice dei testi, e Alexander Rostov era l'art director di Disco Elysium. Quindi sono tre figure. Dici niente, sono tre figure fondamentali. Fondamentali. Mentre è rimasto Martin Luga, che è uno dei membri fondatori di Studio Zaum. E praticamente Martin Luga in questi giorni sta parlando, non sta parlando, cerca di dire senza dire troppo, perché comunque ha sicuramente firmato degli accordi di NDA, non può rivelare troppo perché sennò finisce nei casini legali, per evitare di finire lui sotto processo, di finire in tribunale, di essere citato in giudizio dai finanziatori, non può dire troppo. Però è abbastanza evidente che ci sia stato uno scontro irrisolvibile tra questi tre membri dello studio, del team, e chi ci ha messo i soldi. E fondamentalmente noi nel titolo abbiamo messo che sono stati sconfitti dal capitalismo, perché comunque in una delle, perché poi Liuga ha partecipato, allora dov'è il secondo? Eccolo qua, questo quello che volevo aprire. Ha dato un'intervista a Game Pressure e lui ha detto che è diciamo un po' ironico, comunque anche abbastanza fa abbastanza giustizia divina, perché dice: abbiamo fatto un gioco che è super critico del modello capitalista, che è super politico, che parla di certi argomenti, ed era comunque impossibile pensare che anche noi non finissimo vittime di quei meccanismi che denunciamo nel gioco. E quindi alla fine inculati pure loro, fine. Sì, alla fine sì, loro hanno parlato, hanno denunciato, comunque hanno messo la berlina, hanno parlato dei lati negativi del modello capitalista, di tutto quello che rappresenta nella società, al mondo d'oggi. Però ovvio si rendono conto che non puoi, quello che voglio dire è che criticare il modello capitalista, perché spesso, non so se ci fai caso, che spesso quando dici critichi il capitalismo, critichi qualcosa e poi comunque dici sì, però le magliette della Nike le compri, però ci vai, partecipi anche tu nel capitalismo, lo critichi però anche tu fai parte del meccanismo del capitalista e non fai niente, e quindi sei anche tu parte del problema. E loro si rendono conto di questa cosa qua. Il punto è che è impossibile. La società attuale, a meno che non ti trasferisci su una cazzo di isola deserta o in mezzo a una foresta e vivi di muschi e licheni, di animali, vai di caccia, di pesca, cresci tutte le tue cose, cioè è impossibile vivere nella società moderna e fare parte soprattutto della società moderna senza partecipare al modello capitalista e contribuire, esatto, più o meno involontariamente al movimento capitalista. Quello che chi critica è non puoi criticare il capitalismo perché partecipi, che è una cazzata, è un po' quel spostare il whataboutism, quell'argomentazione fallace per
Esatto. Come? È il benaltrismo. È il benaltrismo, l'argomentazione fallace per mettere in per discreditare le tue critiche, perché per dire ah, ma quello che stai dicendo non ha valore, stai dicendo cazzate solo perché partecipi anche tu a quello che tu stai criticando, quando è evidente, è impossibile non partecipare al modello capitalista, a meno che appunto uno non decida di smettere. È un po' come mi ricordo quando Greta Thunberg, la ragazzina che aveva un po' di tempo fa, era a capo di quel movimento ambientalista, i Friday for Future, sì, esatto, sì. E mi ricordo, tra le tante critiche che le avevano fatto è ma guardala che beve dalle bottiglie di plastica, cioè beh, è quel livello di critica, andare, sì, è quella, esatto, cosa, esatto, lì non bevi dalla bottiglia di plastica e quindi non puoi criticare i nostri comportamenti antiambientalisti, cioè quindi devi, puoi bere solo, cioè probabilmente ovviamente il problema non era la bottiglia di plastica, il problema era attaccarsi a qualcosa per discreditare la critica, discreditare il personaggio. Se non fosse stata la bottiglia di plastica, sarebbe stata, non so, il kiwi, le scarpe da ginnastica, perché quello che indossa non è tutto, non sono tutte fibre naturali, perché non ha le ciabatte fatte in canapa indiana, in gli zoccoli di legno fatti a mano da sua mamma, cioè sono tutte quelle cose lì, c'è sempre è sempre spostare la critica, spostare in modo che non sia mai, esatto, non puoi controbattere, perché dici ma se fai l'osservazione, controbatti metti la bottiglia di plastica, però io le riciclo tutte, ma allora sì, ma vedi alle scarpe da ginnastica c'è la gomma che viene da quegli alberi che sono sfruttati, cioè tutte queste menate non hanno interesse effettivamente a criticare quello che stai dicendo, ma vogliono solo discreditarti e continuare a spostarti, esatto, e a metterti, diciamo, in difficoltà sotto questo punto di vista. Tornando un attimo, abbiamo fatto una lunga però è corretta, come dico, cioè perché cioè è tutto quanto chiaro e soprattutto calzante il problema, che è questo. No, tra l'altro sì, questa qua è la frase che secondo me è più interessante, che ve la linko qua in chat. E Liuga dice: penso anche che sia giusto, anche se non del tutto in maniera intenzionale, perché dovremmo fare dovremmo creare una critica di riuscire a creare una critica del capitale in un mondo che soffre, e noi non essere al sicuro da questa sofferenza, da non soffrirne, non soffrire le pene e i difetti di questo sistema. Le persone in tutto il mondo, nell'industria, in tutto il mondo soffrono a causa di questo, a causa di questo sistema. La questione è appunto come ti comporti ora che lo sai. Continui a subirlo in maniera passiva, sei parte integrante del problema e crei anche tu, contribuisci a creare sofferenza per le persone che vengono sfruttate dal sistema, o cerchi in qualche modo... Cioè, che non è necessariamente, perché poi c'è un altro delle critiche, ma ti limiti a parlarne su Instagram, ti limiti a parlarne su Twitter, è facile fare attivismo senza farsi coinvolgere in prima persona. Non tutti sono capaci di fare attivismo, di scendere in piazza, c'è chi ha paura, c'è chi non se la sente, però ogni forma di attivismo, anche parlarne come ne facciamo noi, magari crea un minimo di consapevolezza nelle persone, magari, non so, un ragazzino che sente per sbaglio questa discussione tra 10 anni magari è uno di quelli che va a tirare i mattoni alle vetrine di McDonald's, e noi potremmo dire: sono fiero di te, hai ascoltato le nostre esatto, discussioni. Le nostre discussioni da vecchi tromboni, tra l'altro. Esatto. Vecchi tromboni e disillusi. E disillusi. E Zaun comunque è triste, però è anche assolutamente emblematico, proprio come queste cose. Proprio come loro abbiano, loro critici così accesi del sistema capitalistico,
ne siano caduti vittima a loro volta. Sì, è proprio come per tra l'altro è anche triste, potresti anche dire allora non c'è modo di sconfiggere il capitalista se persino loro sono stati sconfitti dal sistema, però sì. Sì, allora la questione è questa, non è che tu domani a un certo punto il fantasma che si aggira per l'Europa si sveglia e distrugge il capitalismo, è un processo storicizzato che va a prendere e deve tranquillamente seguire quelle che sono i ritmi di vita, come l'esempio più banale, la società post-capitalista è la società di Star Trek, dove la gente non lavora per il denaro. Però non è che però dice non una abbiamo, cosa che arriva dobbiamo, così. Dobbiamo riuscire ad arrivare quando la tecnologia ci permetterà di creare un piatto di pasta dal nulla, quindi. Esatto. E quindi campa cavallo. Esatto, però il problema è quello, che deve susseguirsi, eccetera. Il sistema capitalistico, capitalistico ha avuto le sue botte nel corso degli anni, se non altro quelle là della pandemia, prima di tutto, della mancanza delle cose, perché si è scoperto che il mercato del lavoro stava cambiando, tutto il resto presso le materie prime non sono più reperibili, quindi e tutte quelle cose con le quali siamo, tra virgolette, cresciute sono venute a mancare. Quello è il sistema capitalista che crolla, che tu non puoi comprarti una sfaccimma di PlayStation 5. Una volta che questa cosa praticamente farà il giro, si vivrà in un sistema che è diverso e che per certi versi sfugge a quelle logiche là. Vederle dall'interno è difficile, ma è per questo che la gente fa i teorici economisti eccetera eccetera, che lavorano su questo, e che poi sono cose che per quando arrivano a noi sembra fantascienza, come quelle là che dicono no, ma la settimana lavorativa di 4 giorni è il gas, è che noi soprattutto qua diciamo è fantascienza, però è roba che è teorizzata e viene messa in pratica da qualcuno e potrebbe funzionare, però fino a che non si prova, non si sperimenta, sì, cioè infatti, la stessa cosa che sono come i farmaci. Delle cose che una delle contrapposizioni del come controbatto, ah ma non funzionerebbe, non funzionerà mai, ma se non provi, non, cioè ogni volta che queste cose vengono provate, tipo se studio, i risultati di uno studio hanno determinato che la settimana lavorativa di 4 giorni porta a una produttività maggiore e a una salute maggiore degli impiegati. Ma davvero, ma pensa a voi, incredibile! Cioè, alla fine il capitalismo è comunque il sistema, e chi è in cima al sistema ha zero interesse a cambiarlo, perché per loro il sistema funziona alla perfezione. Loro sono in cima, quindi... Esatto. È il perché movimento dal basso, loro. Siamo noi che dovremmo avere interesse a volerlo cambiare questo sistema, perché altrimenti... Cioè, siamo noi che riceviamo... quello che in inglese è the short end of the sticks, cioè la parte, il lato corto della cannuccia corta, il lato corto del bastoncino, esatto. Che ce lo prendiamo in quel posto, diciamo. Esatto. Torniamo a parlare di videogiochi, dai, passiamo al prossimo argomento, che è una cosa breve, non è una cosa lunghissima, però è una cosa super bizzarra e super, è una di quelle cose che dici, ma che ti fa un po' pensare che a volte c'è anche della poesia in questo mondo super turbo capitalista. La notizia è che un gruppo di programmatori britannici nel 1982 aveva cominciato a lavorare su Ferret, che era un pezzo di fiction interattiva che fu creata su un computer, un mini computer a 16 bit. Il computer era il Data General Nova 2, che non ho veramente idea di cosa sia. Se ci sono degli appassionati di hardware super oscuro e di 40 anni fa all'ascolto, ditelocelo nei commenti, fatecelo sapere. Lo sviluppo cominciò nel 1982 ed era da un gruppo di ingegneri della System Division. Però poi per qualche motivo il gioco non è mai stato completato.
è stato completato ad agosto di quest'anno da un allora non, da chi è che l'ha messo, da chi è che l'ha finito, perché non allora, perché lo sviluppo è l'intera lo sviluppo è continuato in maniera molto irregolare, come è facile immaginare, negli ultimi, in questi 40, circa 40 anni, ed è ufficialmente stato completato ad agosto di quest'anno. Il gioco è è un'avventura testuale, ed è molto, è cicciotta per essere un'avventura testuale, perché ci sono 1785 stanze, migliaia di oggetti con cui interagire e quasi 400 verbi da provare, da utilizzare. Per chi i giocatori più giovani, e sicuramente le nuove generazioni non sanno neanche cosa siano le avventure testuali. Però la domanda che vi faccio: se siete giocatori giovani, fatecelo sapere, scriveteci, ma dateci dei segnali. Ma che resta roba l'avventura grafica? Ma come si ma, gioca? Ma no, questa è ancora l'avventura testuale. L'avventura testuale. E quindi è questo gioco, cioè questo gioco di 40 anni fa è stato finalmente completato, e ovviamente chi è che se lo comprerebbe una cosa del genere? Nessuno. È scaricabile gratuitamente al sito che poi metteremo, al link che poi metteremo nei commenti, a supporto dell'articolo del podcast quando lo pubblichiamo. Ed è assurdo, cioè, a me allora perché allora il 15 agosto 2022 è la versione 10.0 ed è la pubblicazione, l'uscita finale completamente funzionante del gioco, tipo nel 2000, tipo la 8.10 uscì nel 2009, la 8.11 uscì ad ottobre del 2009, mentre la 8.10 uscì a settembre del 2009. La 9.0 uscì a marzo del 2011, e tra la 9.0 e la 10.0 sono passati 11 anni. Gente ancora a lamentarsi dell'uscita di Cyberpunk spostata di un anno e mezzo sulle nuove console. Ah, tra l'altro nell'articolo che adesso, nel post in cui parlano del gioco e da cui è scaricabile, c'è anche l'immagine del computer su cui inizialmente doveva girare, che è il Data General Nova 2, che sembra tutto tranne che un computer, perché sembra una radio, un amplificatore più che altro, cioè dove si attacca la tastiera, dove si attacca lo schermo, cioè la sto vedendo in questo momento. Vediamo un poco. Oddio, dov'è? Nel video, giusto? No. No, che video? Dov'è questo? Quello che ho linkato in chat. Mo mi è uscita nella chat. È difficile. Stavo guardando nell'articolo. Ho detto, mi pareva di non averlo visto. Questo. Blu-ray. Oh, mamma mia. Sembra una roba che c'ha. Questo qua sai chi ce l'ha probabilmente? Ce l'ha Bellotta. Esattamente, questo qua ce l'ha il Bellotta e lo usa come comodino. Tavolino da caffè, in mezzo al soggiorno. E quando fanno le seratone si mettono là, lo fanno suonare a Kenobit, suonandolo, facendo salire e scendere gli switch che vediamo in di fronte. Sì, sai, così. Non so, è un mondo affascinante, affascinante e spaventoso. Quindi se volete giocare a un gioco vecchio che ha avuto uno sviluppo di circa 40 anni, Ferret, dal link che trovate nell'articolo e tutto il resto, poi raccontateci se vi è piaciuto, se questo pezzo di archeologia videoludica vale la pena di... Cioè, alla fine è anche uno degli argomenti di cui parliamo spesso, questo fa parte della conservazione dei videogiochi, alla fine. Cioè, questo fatto che c'è comunque gente che si adopera per non solo per completare questi giochi qua, ma anche poi di renderli
pubblicamente disponibili proprio per il pubblico, quindi accessibili. I musei di videogiochi potranno scaricare a loro volta, installarlo su dei computer, farli girare. Cioè, alla fine, questo, ovvio che non è che sto Ferret genererà chissà quanto interesse, ci saranno milioni e milioni di download, milioni e milioni di giocatori su però Reddit, ne parleranno tutto, però rientra quella nicchia, la solita nicchia. Sarà interessante, magari chissà se un retro outcast dedicato a sta roba qua sarebbe super interessante. Io voi siete pazzi. Però... No, ecco, no, loro sono pazzi. Nemmeno io. Guarda, sta roba non ne voglio sapere. Passiamo all'angolo della gente de merda, in cui ovviamente cominciamo con Activision Blizzard. In realtà è una bella notizia, però la persona di cui parliamo è abbastanza gente de merda, perché ha dato le dimissioni da Activision Frances Townsend, che era la Chief Compliance Officer, la CCO della compagnia, e ha dato le dimissioni anche se in realtà rimane come a quanto pare rimane come ruolo come consulente consigliera di Bobby Kotick. Perché una quindi praticamente perché, la cricca del male. Sì, perché Frances Townsend in passato era, non mi ricordo se ha tipo lavorato alla CIA o comunque faceva parte del governo nel periodo di George W. Bush. E lei era una delle persone che giustificava l'uso del waterboarding durante la guerra War on Terror, la guerra contro il terrore lanciata da George W. Bush in seguito agli incidenti del 9-11, quindi dell'11 settembre, che era nel 2001, settembre, successo, se non sbaglio. 2001, sì. L'attacco alle Torri Gemelle. E il waterboarding, per chi non lo sapesse, era questa tecnica di interrogazione che veniva utilizzata dagli agenti della CIA per interrogare i prigionieri spesso a Guantanamo in questi buchi neri senza leggi, senza tutele legali. Il waterboarding funziona fondamentalmente, ti mettono un panno sulla faccia, uno su una tavola, lo mette a testa sotto, panno in faccia e ti buttano le secchiate in faccia. La sensazione è quella di annegare. Esatto, riproduce la sensazione di annegamento, anche se in realtà non stai annegando, però visto che stai respirando acqua attraverso un panno, e io non voglio mai provarlo. C'era stato un giornalista che è mancato recentemente, c'era stato un giornalista che aveva provato il waterboarding... perché ne aveva sentito parlare, però nessuno diceva perché c'era chi diceva ma perché ovviamente c'è ma non è poi così male, sì dai, non è, ne parlano, ma non è poi ma così, chi sarà cosa, mai non è una roba così terribile come dicono. E lui l'aveva provata, ne aveva fatto un video, c'era, non mi ricordo il nome, se magari qualcuno se lo ricorda ditecelo. E lui l'aveva provata e aveva detto è una roba terribile, una roba assolutamente indescrivibile finché non la provi, ed è una roba ed è terribile come pratica. E questa era, e Frances Townsend appunto giustificava questa pratica perché secondo lei come si dice, il fine giustificava i mezzi, e quindi era giusto usare questi metodi di tortura per ottenere informazioni dai prigionieri. Lei tra l'altro era anche quella che aveva scritto una delle tante lettere, delle tante email che erano uscite durante il periodo più di merda di Activision Blizzard, quando uscivano notizie una dietro l'altra di abusi, maltrattamenti, abusi sessuali e tutto il resto. Lei tipo aveva scritto queste email in cui diceva praticamente sì, ma poi non è così male come sembra, cioè, praticamente difendeva la compagnia, cioè è una di quelle persone che difendeva l'immagine della compagnia e la compagnia a spese delle persone che ci lavoravano. Era una di quelle sì, ma questi attacchi dall'esterno non fanno altro che danneggiarci, danneggiare la nostra cultura, la nostra identità. Ovviamente era una di quelle anti sindacati, anti tutto, cioè, no. E cioè non è che rimane corpore, comunque nell'ambiente gente effetti del genere, ti viene da chiederti come sia possibile che arrivi in cima
a queste posizioni di così importanti, così di potere, però ci è arrivata e cioè, meno male che una persona del merda in meno in Activision Blizzard, però c'è sempre... Questa qua era la prima notizia ancora. Proprio la gente di merda, nel senso che in generale la gente di merda, poiché va che il resto che fa qualcosa. Comunque. E, quindi sì, una persona del merda in meno in Activision Blizzard. Rimanendo sempre in casa Blizzard, partiamo un attimo allora, questo poi parliamo un attimo di Overwatch 2, che è uscito... sei riuscito a giocarlo? Io sì, ci sto giocando abbastanza regolarmente, ci ho giocato in questi giorni, perché dopo le code lunghissime e impossibile da gestire... Sì. Esatto. Da gestire, che dei primi giorni adesso si lancia tranquillamente, non c'è problemi, non c'è il problema di Overwatch 2 è che ha sostituito a proposito di, tra l'altro è anche collegato al discorso della conservazione dei videogiochi, Overwatch 1 non esiste più, Overwatch 2 ha sostituito in tutto e per tutto Overwatch 1. Quindi praticamente se avevate come me, avevate acquistato Overwatch 1, al lancio è successo il 4 ottobre, esattamente 4 ottobre. Overwatch 2 ha sovrascritto Overwatch 1, quindi non c'è modo di giocare a Overwatch 1, Overwatch 1 ormai esiste solo nei video su YouTube, nei video su Vimeo, sulle varie piattaforme. A meno che non ci sia qualcuno che è riuscito a salvare una build in qualche modo funzionante del gioco, però comunque essendo un gioco completamente multiplayer che online è comunque, cioè, è una versione monca, quindi hanno distrutto raso al suolo Overwatch 1 per far uscire Overwatch 2. E questo è uno dei problemi di Overwatch 2, se vogliamo. Magari non è importante, non ci hanno pensato in tanti, però è una cosa, comunque un aspetto non trascurabile del fatto dell'uscita di Overwatch 2. Un altro aspetto importante di Overwatch 2 è che cambia drasticamente il modello di monetizzazione. Overwatch 1 era un gioco venduto e poi continuamente aggiornato. Ed è probabilmente, sì, era dal punto di vista dei giocatori uno dei giochi più... generosi dal punto di vista dei giocatori, perché nonostante avesse le loot box che sono una merda sempre comunque, era comunque uno dei giochi che dalla sua uscita in poi, per i 3-4 anni quanto è stato in giro, non ha mai chiesto soldi aggiuntivi ai giocatori, continuavano a uscire nuovi contenuti, nuovi personaggi, nuove mappe, c'erano degli eventi stagionali tipo c'era l'evento di Halloween, c'era l'evento natalizio, c'era l'evento legati a celebrazioni tipo il Capodanno cinese, c'erano gli eventi legati ad alcuni eventi sportivi, tipo c'erano gli eventi per le Olimpiadi, e questi eventi avevano sempre delle skin esclusive che uscivano legate a questi eventi, quindi se giocavi durante l'evento potevi ottenere queste skin. La cosa figa, sì, del sistema di tu a Overwatch 1 avevi giocato? Hai mai giocato? Io ci ho giocato per mezz'ora, poi okay, l'ho odiato fortissimo. Sto facendo l'accesso per entrare nel secondo. Però la cosa figa di Overwatch 1 è che tutti, sì, c'erano le loot box e potevi spendere soldi reali per comprare le loot box per cercare di ottenere le skin e tutto il resto. Però giocando, il gioco te ne dava di loot box ogni volta che passavi di livello, ogni volta che completavi certi achievement, certe cose. Quindi io non mi ricordo quanto mi costò il gioco al lancio, facciamo 50 euro. Con i 50 euro ho ottenuto un bel po' di skin anche piuttosto rare, anche piuttosto fighe per certi personaggi. Cosa è cambiato in Overwatch 2? Hanno tolto le loot box e ti dice, ah figo, hanno tolto le loot box, è una figata, ah progresso, vittoria dei giocatori, finalmente un modello... Ci hanno messo il Battle Pass. E invece no, hanno introdotto il Battle Pass
e il battle, le skin fosse... dei personaggi nel Battle Pass sono di solito, la stragrande maggioranza sono disponibili solo per chi paga il Battle Pass. Nella versione gratuita del Battle Pass ci sono letteralmente quattro cazzate. Quindi cosa succede? Che le skin ora, le skin nuove dei personaggi, se per chi comincia, per te come Francesco, tu skin dei personaggi non ne otterrai mai di nuove perché saranno tutte a pagamento. Non ci, al momento non c'è nessun modo. Fortunatamente le skin dei personaggi in un gioco tipo questo è la cosa che mi interessa di meno al mondo. Fortunatamente, ma sto cercando di capire, connetti usando il control, come si fa a connettersi a Battle.net? Inserisci il codice verifica, dove devo metterlo questo codice di verifica? Non distrarti, stiamo parlando d'altro. Non ce la quindi, faccio. Vabbè, Francesco non fa test, però se siete interessati alle skin dei personaggi, se siete interessati alla roba figa, c'è una marea di robe assolutamente inutili, tipo le voice line, le battute dei personaggi, ci sono un sacco di cagate che chi gioca questo genere di giochi sa benissimo, è tutta roba che è messa lì inutile per annacquare e rendere meno interessante possibile tutto il mucchio di roba che puoi ottenere, quando in realtà di quello che ti offre il gioco ti interessano due o tre cose, quindi le skin, magari tipo in Apex Legends le skin delle armi, però ci infilano una marea di roba per annacquare, per diluire, rendere più, abbassare le possibilità che tu ottenga veramente quello che ti interessa e quindi tu sia spinto a spendere soldi. Però Overwatch 2 ha il problema che il sistema che hanno sì un sistema di Battle Pass e hanno tolto le loot box, però si sono dimenticati di creare un sistema di gioco, un sistema di progressione che supporti questo cambiamento. Quindi io... Esatto. Il gioco adesso è free to play, non c'è bisogno di acquistare niente, non c'è più, si scarica, si installa e si gioca. Loro vogliono fare soldi col Battle Pass e con le skin che vendono. Però se non... Le skin quindi possono solo essere acquistate e costano una marea di soldi, tipo le skin costano quelle più nuove, quelle dei personaggi più recenti costano 1900 Overwatch coin, adesso non mi ricordo come si chiamano, comunque la valuta del gioco, 1900 Overwatch coin, che sono circa 20 euro, give or take, più o meno. 20 euro per una skin, ci sono circa 35 personaggi, facciamo che volete una skin a personaggio, sono 700 euro? Una skin a personaggio, e questo si limita a una skin a personaggio, per dire. Queste sono le più rare, ovviamente. Poi, vabbè, ci sono anche quelle meno rare, che sono semplici ricolorazioni, però quelle più elaborate, quelle che hanno una personalizzazione maggiore, sono quelle più costose. È un sistema... cioè, siamo arrivati al punto che i giocatori dicono le loot box sono una merda, ma erano il sistema precedente con le loot box era meglio di quello che c'è adesso. Perché quantomeno giocando potevo ottenere qualcosa prima. Adesso invece giochi, mirai, giochi per il gusto di giocare. Però questi giochi qua, i free to play e Call of Duty, il primo Modern Warfare l'ha dimostrato, il fatto che ci sia questo sistema di progressione, questa cosa che hai sempre, sblocchi qualcosa, sblocchi un'arma nuova, sblocchi una skin, sblocchi qualcosa, a livello 31 sblocco quella cosa che mi interessa, il cappellino per il mio personaggio, ti spinge a continuare a giocare. Esatto. In Overwatch 2 tutto questo non c'è, si sono dimenticati un pezzo di gioco fondamentalmente, hanno introdotto un sistema nuovo, però ne mancano dei pezzi fondamentali e il sistema precedente con le loot box, e le loot box, ricordiamo, sono la merda, era comunque meglio di questo, era ti dava più soddisfazioni, c'erano più ricompense, questo invece sì, non lo so, è assolutamente una cosa, loro dicono che comunque era più gratificante, diciamo, il gioco, ecco, ti dava più non solo, non giocavi solo perché era diventato da giocare, ma anche ti dava una sensazione che stavi ottenendo qualcosa di extra, oltre al gioco in sé.
e hanno tolto questa cosa qua fondamentalmente. Ma poi c'è tutta una cosa, tipo nel gioco precedente a un certo punto, se stavi giocando bene, il personaggio andava a fuoco, diceva I'm on fire, che sto spaccando tutto, sto dando il bianco. Le battute sono rimaste, quindi il tuo personaggio dice ancora I'm on fire, o in italiano, non so come, sono a fuoco, spero di no, perché sono a fuoco non vuol dire, non ha quel significato in italiano. Comunque, però, e in Overwatch 1 questa cosa qua era anche l'icona del tuo personaggio, aveva delle fiamme, quindi c'era tutta una... c'era tutto un sistema di notifica legata a questa cosa qua. Lo sapevano i tuoi compagni di squadra perché vedevano la tua icona del gruppo che era a fuoco. L'hanno tolto. Quindi sembra, loro dicono che è, tra virgolette, in accesso anticipato, però c'è una marea di roba che manca, che sembra che abbiano tolto e che si siano dimenticati di mettere. Non, a parte che non c'è tutta la parte PvE in single player che avevano annunciato, e quella esce nel 2023, non so bene quando. Però vabbè, mi sembra, sai cosa? Secondo me da una parte stanno aspettando che questa benedetta acquisizione sia definitiva, in modo tale che a un certo punto potranno dire che la versione single player sarà sul Game Pass per i possessori di Xbox, Game Pass e cazzi del genere, mentre invece tutti quanti potranno giocare, cioè mi sembra un po', sai cosa? Un po' quello che abbiamo visto succedere con Halo Infinite. È presente quella lenta caduta dalla grazia di un gioco, sì, tra l'altro tanta roba, nell'articolo che abbiamo linkato poi... ne parlano proprio, dicono che è un Overwatch 2 è un misto tra Halo Infinite e un altro gioco che, cioè, prende il peggio di Halo Infinite, il peggio di un altro gioco che non è, e riesce a farne una cosa assurda. Cioè, perché? Non, tra l'altro, capisco che al giorno d'oggi gli FPS multiplayer siano, tra virgolette, obbligati a dover essere free to play, perché per essere free to play ti permette di avere la quantità di giocatori, quella massa critica di giocatori sui server che te li riempie, quindi che ti abbassa le code, che quindi finisci una partita, rilanci la partita se ci metti pochi secondi a trovare un nuovo server, una nuova partita. Quindi ci sta, che capisco che il mercato attuale dei giochi, degli FPS competitivi free to play, degli FPS competitivi debba essere free to play, non gliene faccio una colpa, capisco e lo accetto. Quello che non capisco e non accetto è veramente questo sistema monco, questa mancanza sono andati free to play senza avere un sacco di roba che serve per avere un supporto a supporto di un sistema free to play. Cioè, secondo me, chi è che... Attenzione. Cioè, veramente, non, 20 euro per le skin, e quello, 20 euro per le skin, alla fine i prezzi sono quelli, perché su Apex Legends le skin avevano dei prezzi assurdi uguali. Non è che loro, da questo punto di vista, sono vergognosi, guarda che prezzi che hanno... È che proprio manca tutto il resto che ha contorno del free to play, quindi tutto il bastone, la carota sempre che ti dicono sblocchi. Hanno tolto tipo l'account level, il livello dell'account. Ogni 100 livelli nel gioco precedente, in Overwatch 1, l'icona del tuo account diventava sempre più figa. Immagino che ce l'abbia anche Call of Duty, questa cosa qua. Che di più volte, sì, prestigi, e più diventa, più aumenti, più lo stemma intorno al fatto cambia. Intanto quello diventa più elaborato, più bello da vedere, cioè una cosa di cui bullarsi. Ah, mica, guarda quante volte ha prestigiato sto qui. No, hanno tolto sta cosa qua, non c'è più. E infatti a me questa cosa che non si vede quanto sono figo su codo un po' mi intristisce. Ma comunque, qua dice, l'ho avviato, ho premuto su pass battaglia, fa gratis per tutti.
Ok, si dà il benvenuto al pass battaglia di Overwatch. Puoi ottenere punti esperienza dal pass battaglia giocando al gioco completando le sfide. Ricompense: ottieni punti esperienza dal pass battaglia per ottenere gradi del pass battaglia. Ogni grado prevede ricompense gratuite. Questa è già una balla. Uniche da sbloccare. Sfide: completa sfide per ottenere altri punti esperienza del pass battaglia. Ogni stagione offre nuove ricompense. Potenzia premium: potenzia il pass battaglia premium per avanzare più rapidamente, sbloccare i gradi premium e ottenere le ricompense, incluse quelle dei gradi già completati. Faccio continua, vediamo un poco. La prima cosa che mi dà controlla col premium è la skin di una tipa, o forse è proprio un eroe, non lo so. Comunque, poi vabbè, l'iconcina, vabbè, l'etichetta non fa niente, gratuito. No, vabbè, comunque, penso sì, non stiamo una posa a fare... vittoriosa. C'è un sacco di roba inutile a pagamento, ti dà un sacco di roba inutile, ma quello è normale. In un battle pass c'è pieno, certo, di sta roba, certo, assolutamente inutile, lo fanno tutti i battle pass. Il problema è che non c'è il motivo perché se il battle pass è pieno di roba inutile, perché mi vuoi far giocare se non mi dai altre cose da inseguire, altre cazzatine, altre cose inutili? Perché la roba gratuita è ogni sono circa, se non sbaglio, sono 80 livelli del battle pass questa stagione. Lo vediamo subito. E sono 80 livelli. E la roba gratuita è tipo ogni 3-4 livelli. Però uno, se non ogni ci sono 4 livelli. Sì, cioè, se uno ha giocato un free to play, Apex Legends è un free to play fatto bene, è pieno di cagate, è pieno di roba inutile, però anche roba continua a darti ogni tanto roba che vale la pena per cui giocare. Ci sono i loot box, hai la possibilità di ottenere qualcosa di carino, qualche skin interessante, come era il vecchio Overwatch 1. Fondamentalmente hanno cambiato qualcosa che funzionava per il giocatore ma non funzionava per loro. E capisco che tenere in piedi Overwatch 1 per 3-4 anni come lo facevano loro non era economicamente sostenibile, finanziariamente non gli conveniva, va bene, lo capisco. Ma se devi fare Overwatch 2 free to play, fallo bene, non farlo così com'è adesso. Cioè, è veramente, il gioco è bello, il gioco è identico, hanno tolto un personaggio, hanno ora 5 contro 5 invece che 6 contro 6, è divertente, è lo stesso gioco, ma tutta l'infrastruttura free to play, tutto quello che dovrebbe spingermi a spendere soldi non c'è, non funziona, non capisco perché io dovrei dargli dei soldi veramente. Tra l'altro, i personaggi nuovi al lancio di questa stagione c'è un personaggio nuovo, Kiriko, che è una curatrice, un supporto. Kiriko, sì, Kiriko. Ed è disponibile per tutti immediatamente. Dalla prossima stagione i nuovi personaggi saranno sbloccabili solo attraverso il Battle Pass, il che significa che chi paga probabilmente se lo trova immediatamente a livello 1. Invece chi non paga lo sbloccherà probabilmente a livello 50, a livello 60, il che... Questo ci sta da capire un attimo, come al solito. Quindi bisogna vedere dalla stagione prossima, che non ho idea di quanto duri, le stagioni in Overwatch 2. E, boh, non lo so, questa non è una recensione del gioco, non vuole essere, anche perché è in early access, loro lo bollano come early access, quindi tecnicamente da qui nei mesi successivi continueranno a lavorarci, ad aggiornarlo, cambieranno cose, quindi magari il gioco a cui stiamo giocando adesso tra 3, 4, 5 mesi potrà, magari sarà drasticamente diverso e sarà molto meglio, ma adesso così com'è è veramente un'esperienza monca, un gioco monco, manca tantissima roba che dovrebbe avere un gioco free to play. E capisco da un certo punto che probabilmente hanno voluto uscire, hanno voluto lanciare il gioco prima di Natale per non perdersi la solita, diciamo, euforia, frenesia natalizia, e quindi magari la gente che si compra le skin natalizie, vai a sapere. Però dici tu. È chiaramente
proprio uscito troppo presto. Il gioco funziona, alla fine, non è che questa cosa drammatica. È perché il gioco è quello che c'era sotto vrecchio prima. Infatti, sì. Cioè, voglio dire, che... sostanzialmente. Ma il punto è quello: avevano un gioco che funzionava, c'era un sacco di robe e hanno tolto un sacco di robe. Quello che. Non so, non è che hanno detto ci hanno aggiunto, hanno lasciato Overwatch 1 e ci hanno aggiunto il free to play. No, ci hanno tolto un botto di roba che c'era in Overwatch 1. È quella la cosa ancora più assurda che ti viene da chiedere perché. E questo non lo sapremo mai, lo scopriremo tra 3, 4, 5 anni a un post mortem alla GDC o magari ci scriverà un libro Jason Schreier sul dietro le quinte, The Untold Story of Overwatch 2 o qualcosa del genere. Beh, tutte quelle cose drammatiche tra l'altro che succedono in casa, nella casa di Blizzard, che poi forse non sapremo mai. Esatto. Passiamo al prossimo argomento, sempre gente di merda. È uscito un exposé, si dice exposé in italiano? Non è una cosa tipica di... Comunque è uscito un articolo, una serie di rivelazioni a proposito di una compagnia che offre servizi di QA, di Quality Assurance, che sono praticamente QA nel gergo dei videogiochi è il quality assurance, quindi il testing, quindi sono quelli che giocano continuamente ai giochi, sono i reparti specializzati in testing del gioco, che ci giocano continuamente, lo mettono alla prova, che si assicurano che funzioni, che non ci siano crash, e vi direte, probabilmente fanno il loro lavoro de merda perché i giochi ultimamente escono sempre che non funzionano, si crashano. In particolare, questa storia fa capire perché a volte succede. Tra l'altro è una compagnia che ha lavorato un sacco con CD Projekt Red su Cyberpunk 2077, quindi se CD Projekt Red ha avuto un sacco di colpe proprie, anche l'essersi affidati a questa compagnia non ha aiutato per un cazzo, perché adesso scopriremo perché. La compagnia di cui stiamo parlando si chiama Quantic Labs. È una compagnia che ha uffici in Romania, la città non la dico perché è un po'... Diciamola, dai, Cluj-Napoca, in Romania, mai sentita, confesso. Ed è una compagnia abbastanza famosa, perché è una sussidiaria dell'Embracer Group, tanto per cambiare. Hanno lavorato, per esempio, su Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Blood and Wine, Divinity Original Sin 2, Necromunda Hired Gun, City Skyline, e un sacco di... è una compagnia quindi piuttosto famosa nell'ambiente. E un sacco di compagnie si affidavano ai loro servizi, perché a quanto si fidavano della qualità del servizio offerti. Salta fuori che ci sono... allora, da dove è uscita la cosa? Allora, a giugno il canale YouTube Upper Echelon Gamers aveva incominciato a parlare di questa cosa qua. Aveva raccolto delle testimonianze da gente che ci aveva lavorato, in particolare dal team di Cyberpunk 2077. E ci ha messo anche... ha incominciato a investigare anche Doru Shupeala, mi scusi se... No, qua stiamo entrando veramente nella difficoltà massima in queste cose linguistiche. Un giornalista specializzato rumeno, specializzato in tecnologia, che ha pubblicato varie interviste, varie testimonianze di gente, di impiegati e impiegate che avevano lavorato nella compagnia, e l'aveva pubblicato sul suo Substack Hacking Work. E un sacco di... hanno cominciato a raccogliere varie interviste, e il contenuto di queste interviste erano più o meno le stesse, quindi turni di lavoro massacranti, gente che faceva il lavoro di 3-4 persone, una persona addetta a fare il lavoro che normalmente ne avrebbe richieste 3 o 4, ma poi non solo, c'era questa cosa internamente, quindi vabbè, internamente sono le solite storie di compagnie che
prendono un sacco di lavoro, vogliono spendere il meno possibile, quindi fanno fare turni massacranti ai propri impiegati, li pagano poco, li trattano male, la gente continua ad andarsene, non c'è formazione, perché la gente arriva, gente nuova che appena capisce l'andazzo se ne va, quindi non c'è modo di formare una professionalità all'interno della compagnia, perché quelli che sono non sono così disperati da dover sopportare certe cose se ne vanno appena possibile. Gente che veniva promossa a capo del QA dopo tipo 6 mesi o un anno di lavoro, perché erano quelli che avevano più esperienza lì dentro, erano quelli rimasti da più tempo, quelli del QA. Praticamente come? Bello. Erano quelli del QA, quelli che rispondevano alle domande, in pratica, giusto? Sì, sì, no, queste qua sono tutte testimonianze di gente che ci ha lavorato. E la cosa invece che è un po' diversa dal solito è come Quantic Lab è tutt'altra compagnia. Quantic Labs non solo trattava di merda i propri impiegati, ma anche mentiva spudoratamente alle compagnie che si riservavano dei loro servizi, perché dava precise istruzioni ai QA tester di evitare di menzionare da quanto tempo lavoravano nell'industria, se per caso avevano contatto diretto con le compagnie. Capita spesso capita durante il QA che magari ti ricevi un bug da qualcuno che ti dice: ah, qui ho trovato questo problema, magari magari la descrizione del bug, il test della descrizione del bug non è chiaro, quindi magari entri, ti contatti direttamente il tester per fartelo magari spiegare a voce o via mail per avere maggiori informazioni. E loro, questi gli impiegati di Quantic Labs, erano ricevono precise istruzioni di evitare in maniera più assoluta di menzionare da quanto tempo lavoravano nel settore, perché Quantic Labs spacciava i propri reparti come gente che ci lavorava da anni nell'ambiente, che aveva lavorato su decine e decine di progetti, avevano tantissime esperienze, quindi vendevano magari a prezzo più alto i propri servizi, perché dicevano: ah, ma noi siamo gente che lavora nell'ambiente da un sacco di anni, quindi potete fidarvi del nostro livello di professionalità. Cioè si pompavano il curriculum, in pratica. Esatto, però a spese della gente che ci lavorava, perché la gente che lavorava, se per caso dicevano chiaramente: se non dite mai a nessuno da quanto lavorate in questa compagnia, da quanto le vostre esperienze precedenti. Poi c'erano alcune cose tipo agli impiegati veniva detto di inserire magari bug poco importanti che non hanno nessun impatto sull'esperienza di gioco, perché comunque c'era una quota minima giornaliera di bug da inserire, perché altrimenti sembrava che non avevi fatto il tuo lavoro, e quindi dovevi inserire questi bug che andavano a riempire, a intasare il database di roba che magari è inutile, quindi gli sviluppatori e la gente che ci lavorava perdeva tempo a capire, a leggere tutta sta roba inutile, che cioè è una storia di... Baravano in pratica, baravano su tutto quello che era possibile barare nell'ambiente, fondamentalmente. Poi vabbè, ovviamente non c'era mai abbastanza gente, c'erano sempre via vai di gente che veniva spostata da un progetto all'altro. Era la tipica storia della coperta troppo corta, la coperta è corta, non è, la tiri da un lato, scopri l'altro, se la tiri dall'altro, scopri di nuovo l'altro, cioè tutta questa storia qua. E quindi sì, adesso la compagnia ancora è aperta, tra l'altro poi c'è gente che è finita in terapia psichiatrica, perché come spesso succede, poi l'impatto delle condizioni lavorative sulle persone va ben oltre le ore passate fisicamente a lavorare, i problemi di questo tipo te le porti a casa, nel senso, purtroppo. Sì. Poi vabbè, parlano anche degli stipendi, però non è un po' difficile pagare
capire quanto erano bassi, perché lo stipendio medio rumeno non ho idea di quanto possa essere. Tipo, parlano che i junior tester, quelli che a livello più basso, portavano a casa circa 300 euro al mese, che sono 1450 lei rumeni. Un tester, un lead tester, avevamo circa uno stipendio di 680 euro al mese, però anche qua, boh, vai a sapere. Però loro dicevano che comunque queste cifre erano molto basse, perché molto difficile vivere nella cittadina in cui Cluj, in cui si trovano gli uffici di Quantic Labs. Quindi sì, tra l'altro, per dare un'idea, il QA è un po' il livello più basso della catena, della piramide dello sviluppo dei videogiochi. Per quanto sia un lavoro estremamente importante e fondamentale, viene considerato quello che viene chiamato low skill, comunque che non richiede competenze particolari, non devi essere laureato, non devi essere, cioè basta che sai tenere in mano un joypad, che sai scrivere nella lingua che è richiesta in maniera decente, e generalmente basta essere una persona che ha due mani e due braccia, due occhi, cioè non è che servono competenze particolari. Però è un lavoro. Un saluto a tutti i nostri amici che lavorano nel Q&A, attenzione. No, ma sai, il problema è che viviamo in una società. Per tornare al capitalismo, torniamo al capitalismo. In questa società in cui i cosiddetti low skill job vengono pagati poco, come a significare che non richiedono capacità particolari, quando è una cazzata, perché comunque, cioè, se io traduco videogiochi, che è uno di quei lavori che viene considerato che richiede competenze, capacità particolari. Tu sei architetto, quindi anche tu sei anche più preparato di me, hai studiato di più, ti sei laureato in architettura, quindi anche tu hai un lavoro. Però se ci mettono a raccogliere pomodori o fragole, cioè non siamo capaci, preparati. Dobbiamo impararla, certo. La cosa. È questa idea, perché è un lavoro che possono fare tutti, allora non merita di essere pagato tanto. E allo stesso modo gli impiegati del QA, e in particolare di questa compagnia, vengono maltrattati o trattati da merda, perché tanto dicono, uno stronzo che possa giocare, tenere un pad in mano, o una stronza, un pad in mano e scrivere quattro cazzate in un database, lo posso trovare a qualsiasi angolo della strada. Quindi c'è tutta questa faccenda qua. Poi vabbè, poi parla del Covid, come poi gli uffici fossero sempre pieni, i due metri di distanza tra un impiegato e l'altro non fossero mai stati rispettati, senza, praticamente attaccati l'uno all'altro, senza mascherine, cioè solite storie del merda. Non ci sono ancora... Quantic Lab non ha risposto... perché l'articolo che abbiamo pubblicato a cui facciamo riferimento è uscito su PC Gamer 4 giorni fa, e al momento della pubblicazione Quantic Lab non aveva risposto alle richieste di commenti da parte di PC Gamer, quindi non sappiamo ancora se ci sono stati degli sviluppi su questa storia e cosa aspettarci. Boh. Però sì, da questo punto di vista, cioè, in questo caso non si può dire... Cosa possiamo fare noi videogiocatori in questo caso? Non è che puoi dire non compri giochi su cui ha lavorato Quantic Lab. È un po' una proposta di iniziativa un po' irrealizzabile, probabilmente di zero impatto, perché poi hanno veramente, queste compagnie lavorano veramente su una tonnellata di giochi. Poi magari non sono neanche le uniche compagnie, perché magari il QA, le compagnie, gli sviluppatori di videogiochi si affidano a più compagnie che fanno QA, quindi non sono Quantic Lab, non sono le uniche compagnie, non è l'unica compagnia che ha lavorato su Cyberpunk 2077, per esempio. Però è anche altro. Sì, però è tutta quella gente che dice che ha contribuito a fare casino e a renderlo all'inizio il gioco problematico che era. Sì, sì, se già di suo Cyberpunk 2077 aveva un sacco di problemi, questo sicuramente non ha aiutato a risolverli. Ma tu immagina gente che dice no, ma quello, il gioco funziona, è tutto bene, è tutto a posto, e poi va a vedere e su PlayStation 4 è una merda, mentre quelli dicevano no, ma va bene, funziona, abbiamo fatto il nostro lavoro di report del bug.
proprio al grado zero, insomma. E passiamo un po' a baci e abbracci, dai. Dopo l'angolo della gente di merda, parliamo un po' di cose carine, anche se in realtà adesso parliamo di una cosa che non è proprio bella bella, però è una parliamo degli sviluppatori di videogiochi ucraini che parlano, che creano giochi che hanno a che fare con la, con l'invasione russa. E, ed è un modo per esorcizzare o comunque cioè alla fine io non ho mai vissuto in una situazione di guerra come può essere in Ucraina, quindi non ho idea di come si viva, di cosa penso che nessuno di noi di che impatto proprio possa avere sul, sulla, sulla, sul tuo stato psicologico, sulla tua salute mentale. E in questo caso il video, ci sono vari esempi di, video, di creatori di videogiochi, creatrici di videogiochi che per alcuni è un modo per fare denuncia sociale, magari mettere la berlina, l'invasore, Putin, la Russia, per altri è un modo per elaborare il lutto, magari non sanno cosa è successo al loro cane, al loro, a qualche membro della propria famiglia che è disperso, non si sa se è morti, se sono morti, se sono vivi, se sono stati presi prigionieri, vai a sapere. Per altri invece è un modo per distrarsi, per creare, per pensare ad altro, o comunque per esorcizzare, per elaborare la situazione che a livello conscio e a livello conscio non riesce a elaborare, non riesce a comprendere fino in fondo. E per alcuni magari lavorare, mettere un po' come quando scrivi, metti su nero su bianco i tuoi pensieri che sono un po' ingarbugliati, certo, e ti aiuta a mettere ordine nelle tue idee. Per alcuni è fare videogiochi è un po' questa cosa qua. Hai tante idee, hai tante sensazioni, hai tanti sentimenti contrastanti che non riesci a riordinare, che non riesci a mettere in ordine, che non riesci a capire bene come sta, e farci un videogioco ti aiuta un po' a rimettere in ordine un pezzetto della tua vita. Quel poco perché che hai per troppo. Determinati aspetti è un lavoro creativo, come può essere scrivere poesie o può essere dipingere, come può essere appunto scrivere un libro. Cioè alla fine ci sono stati anni e anni di scrittori dopo la Seconda Guerra Mondiale che hanno gestito il dramma della sindrome del sopravvissuto all'Olocausto attraverso la narrativa, oppure appunto attraverso opere d'arte espressive. Secondo me a questo punto il videogioco gestisce la cosa in maniera simile, ecco. E ci sono varie interviste a sviluppatori e sviluppatrici, tipo la prima che viene che appare nell'articolo, l'articolo è apparso su The Guardian venerdì scorso, è Daria Selisceva, che ha creato un gioco che si intitola What's Up in Kharkiv Bomb Shelter. Kharkiv è una delle città Kharkiv è una città bombardata, sì, più pesanti da parte delle forze russe. Tra l'altro è stata riconquistata recentemente dalle forze ucraine, se non ricordo male. E lei ha creato questo videogioco in un tentativo di autodistrazione, e inizialmente era un tentativo di autodistrazione, diciamo, e poi si è evoluto in un lavoro di autofiction giornalistica. Fondamentalmente cerca di riprodurre, non in maniera accurata o documentaristica, però comunque di dare un'idea di come si vive in un bunker antibombardamento, in queste strutture sotterranee in cui ci si rifugia durante i bombardamenti, e quindi cerca di riprodurre il ritmo anche quando i momenti di calma inframmezzati quando cominciano a suonare le sirene antibombardamento, che quindi qualsiasi cosa tu stia facendo devi interrompere e correre a nasconderti perché da un momento all'altro incominciano ad arrivare le bombe e i colpi dell'artiglieria. E voleva, il suo obiettivo era quello di cercare di raccontare in una maniera non necessariamente, non voleva essere appunto un documentario, però di raccontare
con la sua propria sensibilità, con la, a suo modo, com'era vivere, com'è vivere in una situazione del genere, in un bunker antibombardamento, artiglieria durante un bombardamento, durante una guerra. Ovviamente è un gioco semplicissimo, fatto tutto pixelloso, una roba che a guardarla ci si può giocare online su itch.io.com, no, itch.io. È una roba che girerebbe, sembra uscita un Commodore 64 tranquillamente, quel livello tecnologico, ma non vuole essere una roba appunto fatta con Unreal Engine 5 con milioni di poligoni, 60 frame al secondo. È più un modo per raccontare, un modo per appunto elaborare, esorcizzare i propri demoni. E parlando tra le tante cose che mi hanno detto, appunto, che parlando con psicologi e psichiatri, fare certe di queste cose aiuta a gestire il PTSD, certo, il disordine da stress post-traumatico, perché appunto sono cose che magari internalizzi e che nascondi e che chiudi dentro di te, perché appunto sono traumi, sono drammi, sono cose che ti fanno star male, e quindi cerchi di nasconderle il più in fondo possibile, cerchi di ignorarle, cerchi di far finta che non ci siano, però come purtroppo molti di noi possono attestare, le cose, quando ti nascondi dentro di te traumi psicologici di un certo tipo, non è che spariscono, stanno lì e non fanno, danno altri, tutta una serie di altri problemi che magari, esatto, non direttamente ricollegabili, anche se non ci fai caso. Ci sono un sacco di altri progetti, parlano di viene intervistato Stepan Prokhorenko, che è uno degli organizzatori dell'Ukrainian Games Festival che su Steam. E tipo l'Ukrainian Farmy è un gioco che ti mette nel ruolo di una persona che deve che usi un trattore per rubare i carri armati russi, quindi li attacchi al trattore e li porti via, che è una cosa tra l'altro che hanno fatto realmente, se non sbaglio. Slaputin è un gioco in cui picchi Putin con un girasole. Bello. Poi c'è tipo Putin is a Slayer, che è uno sparatutto, in cui ci sono le teste dei capi di Stato che spari con la testa di Zelensky alle teste, sì, dei capi di Stato, alle figure di autorità russe. Alla fine sì, è un modo per esorcizzare, sì, quasi satirico. Siamo a livello delle vignette contro la guerra, o le scritte sui muri contro la guerra che succedevano durante la Seconda Guerra Mondiale anche in Italia. Quindi ognuno ha il suo mezzo espressivo, ognuno ha la sua forma, e questa cosa, se le aiuta le persone, mi sembra giusto che vada. Poi magari possono essere che sono raccolte, possono essere divulgate, sono testimonianze storiche anche quelle, secondo me. Ah sì, nettamente, sì, dal punto di vista archeologico, se vogliamo, quando questa guerra finirà, speriamo che queste testimonianze vengano conservate, che esistano, che continuino a essere utilizzate come parte di quello che racconta l'esperienza delle persone, certo, comuni, dei civili durante la guerra. Comunque sì, è un articolo molto interessante, è abbastanza lunghetto, è un po' più lungo di quelli che magari generalmente linkiamo, è ovviamente tutto in inglese, sul The Guardian, però ve lo consiglio, è proprio una di quelle cose che non capita spesso, è un punto di vista diverso. È il punto di vista dei videogiochi su un evento che con i videogiochi ha poco a che fare, anche se sicuramente tra anni ci sarà chi svilupperà giochi ambientati in Ucraina durante l'invasione russa, come usciranno film, quindi figurati. Diventerà, dopo che sarà passato un tot di tempo canonico, diventerà ok, sarà ok farne forme di tirarne fuori forme, sì, di intrattenimento. Assolutamente.
Però per pensa ora che mo stanno facendo i giochi sulla prima guerra mondiale, quindi... esatto, sì, come ha fatto, come le fanno, ci sono i film e i giochi sulla guerra in Vietnam, sulla guerra del Golfo, anche questa prima o poi diventerà una fonte di intrattenimento, purtroppo. Però queste cose che escono proprio mentre l'evento sta ancora succedendo, mentre ancora la guerra è ancora in corso, hanno quella veridicità, sono veraci, sì, nel senso, hanno sono un altro molto più peso. E vanno proprio a toccare in maniera più intima, anche perché poi sono fatte da persone, non è tipo una casa di produzione americana o giapponese o europea che fa sta cosa qua, non è una spettacolarizzazione, esatto, cioè, sono puzzano le persone di verità che le stanno vivendo, che le stanno creando. C'è Rantego oggi. Eccomi, scusate, Rantego. Figurati. Oggi, meno male che la puntata è quasi finita, che abbiamo l'ultimo argomento, perché c'ho il Rantego. Allora, ultimo argomento in scaletta per baci e abbracci. Sono i 40 anni, la celebrazione dei 40 anni di Football Manager. Ma non il Football Bellissimo. Manager di quell'originale, quello che conosciamo noi, diciamo, quello sviluppato e creato da Sports Interactive, che ora si chiama quello che era Championship Manager, che adesso si chiama Football Manager. Comunque sì, questo qua è il Football Manager che uscì nel 1983. Quando è uscito? Io non c'ero, se farò fa 40 anni fa, anni è uscito 82. Circa 40 anni fa. E fu creato, l'articolo è uscito su Eurogamer, è scritto da Graham Mason, è uscito il 9 ottobre, quindi 2 giorni fa, ed è un'intervista a Kevin Toms, che è il creatore appunto del primo Football Manager, del primo gioco di simulazione manageriale calcistica mai apparso. Ed è un'interessantissima intervista a questa persona che ormai, quanto lo dice, quanti anni fa? Quanti anni ha? Allora, perché racconta un po' che fin dalla giovane età era sempre... Lui era interessato a creare giochi da tavolo. E, giustamente. Era appassionato di giochi da tavolo e appassionato di calcio. E racconta come lui era tifoso del Torquay United, che è una... Il Torquay United è mai arrivato in Premier League? Vediamo. Non penso. Vediamo, vediamo quanto Torquay United... Quanto è andato avanti. Quanto è arrivato, i successi maggiori, vediamo. Association Football, quindi allora, lo stadio si chiama Plainmoor... e ha una capacità di 6.200 spettatori. E praticamente è più piccolo dello stadio di Aversa. Però fu fondato nel 1899, quindi è un club storico, del 123 anni fa. Ed è... Allora, la storia... Ma sai che forse non c'è mai arrivato in Premier League? No, che non c'è mai arrivato, secondo me. Allora, ma la cosa bella del calcio inglese è che poi là, pure se le squadre non sono nella massima serie, loro sono contenti di giocare con... No, perché poi hanno le FA Cup, quindi hanno queste cose che... Allora, ecco il record. Sì. Allora, la miglior performance in FA Cup è il quarto round, è il quarto turno. Quindi non hanno mai superato il quarto turno della FA Cup. Sono stati finalisti nel 2007-2008 della FA Trophy, che non è la FA Cup, che non so neanche FA Trophy, quindi probabilmente è la versione per i club minori del calcio inglese. No, sì, non c'è niente a che coppe.
Ecco, allora. Sì, no, no, sono proprio un... Sono proprio scarsi, insomma. No, vabbè, sì, sono un club minore, tipo, non sono mai arrivati nei livelli superiori, anche perché poi se arrivi a certi Qualificazioni livelli alla del TED calcio Plus, devi avere anche uno insomma. stadio più grosso. Quindi se Certo. hanno ancora uno stadio di 6.200 persone, si vede che non hanno mai avuto l'obbligo, il bisogno di ingrandirlo, di investirci. Tra l'altro sono di Torquay, appunto, sono della cittadina di Torquay, che ha quante persone ha? Sì, vabbè, E 65.000 probabilmente 10.000, persone. eppure tante, una specie di Aversa Normanna, insomma, Aversa, Velasco quante del persone ci Vescovo sono ad Aversa? dell'Aversa, 60.000 più o E meno allora sì, massimo. è l'Aversa Football È l'Aversa Club. Football Club, l'Aversa L'Aversa, Normanna. avete un club di Aversa? L'Aversa Normanna era il E dove club gioca? importante l'Aversa che è arrivato anche in Serie C. E allora, sì, è quel livello lì, C2, sì. C2. Magari il proprietario della squadra è tipo il proprietario di una catena di macellerie o No, comunque sì. era un grande costruttore aversano questo qua, quindi Ok, più o magari hai i soldi, ma meno non hai i era. soldi di potersi permettere una squadra di Serie A, per dire. Cioè, No, la siamo lì. squadra di Serie A, a parte che non se la può permettere neppure De Laurentiis, per dire. E Che comunque, commento tornando un ci vuoi attimo, fare? torniamo a Football Manager, racconta appunto che lui aveva questa passione per il calcio e la passione per i giochi da tavolo e ha pensato di creare, voleva creare un gioco di gestione manager, un gioco di gestione calcistica come un gioco da tavolo. Però poi si è reso conto che quando ha incominciato poi a scoprire il mondo dei computer, si è accorto che tutta la parte di calcoli dei risultati, la gestione, la parte più menosa di una gestione, di un gestionale, quindi la parte di gestione matematica, i calcoli delle entrate, uscite, le cose più semplici, cioè, era molto più facile, molto più gestibile su un computer, e quindi ha pensato di creare un videogioco invece che un gioco da tavolo. E quindi tipo racconta del suo primo computer, un TRS-80, un clone del TRS-80, che aveva notato in una vetrina di Tottenham Court Road. Tottenham Court Road al tempo è sempre stata un po' la zona non è Akihabara, non è la versione londinese di Akihabara. Però c'era un sacco di negozi tecnologici, un sacco di roba un po' magari che potevi trovarci lì. E il TRS-80, però si chiamava Videogini questo clone. E nonostante non fosse, nonostante fosse una copia, diciamo, un clone, quindi non l'originale, costava comunque 325 sterline, che negli anni 80 era Erano equivalente a circa soldi 1.600 comunque. sterline attuali, quindi un botto di soldi. E no, la sua ragazza al tempo gli disse: ma no, non buttare soldi in ste cazzate. E lui invece no, guarda, questa cosa qua mi farà fare soldi. E così poi ha incominciato a lavorare sulla versione computerizzata di questo gioco. L'ha programmato in Basic nel 1981. Non ci sono, ci sono nell'articolo ci sono le immagini, cioè veramente è preistoria del videogioco, cose super basiche, super semplici, però era la prima incarnazione di un fondamentalmente è lui che ha creato questo genere di giochi, perché è stato Sì. il primo esemplare di un genere videogioco che è ancora super popolare e super famoso. Chiedete a Caspita, Nabu. ed è sempre bellissimo tra l'altro. Io Sì, mi ci esatto. Poi metto vabbè. ogni tanto, sono curiosissimo, sono sempre molto affascinato, però è veramente una roba fuori dalla grazia di Dio. Cioè, è esattamente il grand strategy del pallone. E poi parla un po' anche del suo passaggio quando poi è stato presentato lo ZX81, quindi ha incominciato a sviluppare su quello. Quando poi il gioco è uscito, ha incominciato a venderlo via posta. Ha Un venduto grande 300 classico. copie. Ne ha venduto E 300 so copie. tanti, comunque, per avere uscito con un gioco indipendente. Ah, no, assolutamente sì.
Poi cos'altro? Poi incominciò a fare pubblicità sulle riviste, su computer and video games, poi incominciò a creare anche le cassette, incominciò a creare come si chiama? La copertina delle cassette, quella roba che infili nelle cassette. La copertina. Sì, ma non era proprio la copertina, perché non era una roba che mettevi, era tu le cassette musicali le hai mai maneggiate? Certo, non so, ce le ho ancora, ho un mangianastri che funziona ancora attaccato al valvolare. E ti Quindi dirò, quella secondo me, parte l'inlay, quello Borne che di dicono quarto, loro esattamente. è quella parte di carta, di cartoncino un po' che ripiegavi e che mettevi nella cassetta, che sì, è la copertina, però tecnicamente non è proprio la copertina. Chissà come si chiama. Inserto, forse, in No, il italiano, no? foglio, cioè sempre dato numeri abbast nomi abbastanza banali, cioè mai troppo specifici. Perché in inglese lo chiamano inlay. Poi vabbè, è uno dei, tornando a parlare un attimo di conservazione di videogiochi, di storia del videogioco, questo è un pezzetto di storia del videogioco, della nascita di un genere che ancora al giorno d'oggi ha migliaia, milioni di appassionati in tutto il mondo. Tra l'altro, una cosa assurda dei Football Manager è che se vai su Reddit, la cosa divertente è scoprire che ci giocano anche tanta gente che non Che di gioca. calcio non si interessa proprio, perché è una roba Esatto, quasi sì, che magari non economica. seguono i campionati, non sono tifosi, No. però giocano a Football Manager perché è divertente, perché è appassionante, perché crea dipendenza, come just one, ancora un turno, dai, ancora un giorno, ancora una partita. È un po' come ancora un turno dei Civilization, quella cosa che dici, ah, Sì, vabbè, ma dai, ancora. esatto. Ancora un turno e sono le 5 di notte. Esatto, cioè un mio carissimo, uno dei più miei più cari amici, Andrea, ha avuto un periodo della sua vita in cui faceva veramente le nottate in compagnia di un altro nostro amico a giocare a Championship Manager. Gli facevano Bellissimo. la coppia, facevano il multiplayer, perché al tempo giocavano su Amiga, erano tipo i primi anni 90, se non sbaglio. E si alternavano, quindi era il turno di Andrea, poi era il turno, chi era l'amico? Ah, Fabio, Andrea e Fabio. Era il turno di Fabio, il turno di Andrea, il turno di Fabio, gestire quindi su un computer solo, con una televisione sola, con un mouse solo, a gestire E multiplayer se lo Championship passavano una volta ciascuno. Bellissimo, Manager. E c'era tipo, mi bellissimo. raccontavano che tipo cominciavano a giocare. E il padre, perché il padre di Fabio al tempo faceva l'autista di autobus, e magari faceva il turno notturno. E quindi lui usciva per andare a lavorare, tipo fai le 8 alle 9 di sera, tornava alle 5 del 6 del mattino e li trova ancora lì. E li trovava ancora là attaccati. Che Esatto. meraviglia. Sono storie bellissime. Perché è quel tipo, cioè io c'ho il po', cioè la storia che ho raccontato, se non sbaglio, quando ho parlato di Mojo Civilization era il 5, Mojo il 6, Sì, più quindi recente il 6. sì, esatto. E il 5 cioè, gli voglio bene perché ci passai una giornata intera con un amico invece di andare al mare. E dai, facciamo l'impero con i cinesi, stavamo con due computer, uno metteva film, concerti, serie televisive a nastro e l'altro prendeva e giocava. E poi scegliamo strategicamente insieme quale cose attaccare, dove andare avanti, eccetera. Poi quando tu metti là, mappa enorme, 20 giocatori e compagnia cantante ed va così. Ah, quando eravamo giovani. Quando eravamo giovani, esatto. Quindi sì, articolo super consigliato, super interessante un pezzo di storia dei videogiochi. Poi è super interessante anche perché questo poi è la tipica storia del bedroom coder, il programmatore che crea il gioco nella sua camera da letto. Una persona sola che fa tutto, che crea la grafica, seppur limitata, magari crea il sonoro, le musichette, il game design. Erano giochi a quel tempo erano di dimensioni gestibili da una persona sola, anche se magari con un po' di internet. Ed era poi anche erano persone che
imparavano da Sony a fare una cosa perché nessuno le aveva mai fatte prima. Non c'erano tipo la GDC, non c'erano i talk, le conferenze della GDC in cui la gente che raccontava la propria esperienza, e quindi magari tu le ascoltavi e imparavi dagli errori, esatto, dalle esperienze dei... No, questa gente che ha imparato, non c'erano esperienze, esatto, precedenti. Non c'erano manco i tool di sviluppo, non c'erano, esatto, non c'erano i video su YouTube che ti dicevano come fare le cose, il tutorial su YouTube sa usare, figurati. Poi c'è anche la parte interessante, sì, in cui racconta un po' la sua vita calcistica, che dice: ah, le nostre battaglie col Southampton, io li ho sempre odiati, quelli del Southampton, maledetti, durante gli anni, quante sconfitte a loro spese. Southampton non è tra i club, però è quella squadra di mezza classifica, sì, adesso sono in Premier League, però è una di quelle che, sì, fa un po' su e giù ogni tanto, sì, esatto, però è un club grosso sicuramente. Sì, sicuramente, e quindi magari, sì, capita, probabilmente hanno ha avuto anche spesso il suo momento un paio di anni fa, attenzione. E poi cos'altro racconta? Ah, poi vabbè, Non vedo se parlano per il discorso delle licenze, forse il discorso delle licenze usava i nomi veri, non so, perché tecnicamente non potevi usare Wii, perché ci sono gli screenshot Wigan, Everton, ci sono i nomi dei giocatori, saranno veri, saranno Kevin Keegan, quindi sì, probabilmente i nomi erano veri. Al tempo il concetto di licenza ufficiale del gioco, dei nomi della Premier League, non esisteva probabilmente, quindi quello che probabilmente oggi sarebbe illegale al tempo esisteva, no, non c'era una questione dei diritti, in una zona grigia assolutamente niente, non legislata, esatto, e quindi poteva farlo. Bellissimo, veramente bellissimo. E quindi sì, un pezzetto di storia in un gran bell'articolo su Eurogamer. Direi che abbiamo finito per oggi, siamo andati, sì, abbondantemente sopra le due ore, non abbondantemente. Così posso andare a fare correzione, ragazzi. Quindi chiudiamo qui la puntata. E ci vediamo stasera, però. Ci vediamo per chi ci ascolta, se siamo qui, per chi ci ascolta qui in diretta su Twitch, ci vediamo stasera per il retro popcorn su Reservoir Dogs, Le Iene, di Quentin Tarantino, che ha fatto 30 anni di recente. Ci saremo sicuramente io e Francesco, forse c'è, sì, Ugo, perché penso forse c'è Ugo e ma non c'è Andrea Madera, una pacca, mi sembra di capire, pacca, oppure entra alla fine come ha fatto la volta scorsa. Ah, ok, va bene, sì, sì. Sì, e ci incula tutti quanti, perché stavamo chiudendo e poi arriva lui e ci fa tutto quanto da capo. Però ci e invece se ci state ascoltando in differita via podcast, mettete like, subscribe, tutte le cose che fate voi giovani al giorno d'oggi, e vi ringraziamo per la vostra attenzione, per il vostro tempo, e ci vediamo la prossima settimana. Sì, addio, ci vediamo la prossima piacendo settimana. Come si dice? Addio piacendo. Un grazie a Francesco e grazie alla sempre a te, Delu. Ciao. Ciao.